Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ormai sapete, Apsan poco tempo fa ha rilasciato il nuovo aggiornamento firmware 1.3.5 dell'Apsan Zeno Mini Pro. Ho già fatto un video dedicato dove ho spiegato tutto quello che è stato introdotto con questo nuovo aggiornamento, ma oggi cercherò di andare ad analizzare un paio di aspetti appunto introdotti in questo aggiornamento. Non fate caso a tutto il casino che c'è qua dietro, perché sto facendo delle prove, dei test di questo prodotto, ma concentriamoci su l'Apsan Zeno Mini Pro. Come vi ho detto, oggi analizzeremo un paio di aspetti appunto introdotti con questo nuovo aggiornamento. Due degli aspetti che sono stati introdotti con questo nuovo aggiornamento sono le foto a 48 megapixel e la gestione della luce, o meglio, l'Apsan Zeno Mini Pro ha sempre sofferto, fin da quando è stato rilasciato, dei cambi di luce. Anche leggeri cambi di luce mandavano in crisi la fotocamera, nel senso che si vedeva proprio un cambio di luce molto deciso, soprattutto poi se il drone magari faceva delle rotazioni, il cambio di luce era proprio netto e questo era molto molto fastidioso. Adesso Apsan appunto con questo ultimo aggiornamento 1.3.5 ha introdotto un miglioramento riguardante questo aspetto e poi ha introdotto le foto a 48 megapixel. Quindi sono questi due aspetti che guarderemo oggi. Per fare questa prova ho portato l'Apsan Zeno Mini Pro a Montevecchia. Tanti di voi avranno sentito spesso Montevecchia come posto, come paese, come località, perché è dove va spessissimo Galeazzi a fare le recensioni delle biciclette, delle action cam, dei droni e via dicendo, o dei test drive. Quindi va spessissimo in questa location. Io ci sono andato perché a 10 minuti da casa mia, ci vado già di mio tante volte, non è che sono andato per questo motivo. Quindi ho portato l'Apsan Zeno Mini Pro in questa location dove c'è un santuario su una collina e appunto ho fatto delle riprese con lui e ruotando anche intorno al santuario, e devo dire che il cambio di luce è stato nettamente migliorato. Adesso non c'è più quello sbalzo netto in cui si vedeva appunto questo cambio di luce molto forte, che comunque creava un fastidio quando poi si andava a creare un cinematic video, perché l'immagine, sebbene era la stessa immagine, aveva dei passaggi con dei cambi di luce. Adesso con questo aggiornamento, come vedrete tra poco nel video, è stato nettamente migliorato e devo dire che i cambi di luce sono lievissimi, come potrebbe fare un qualsiasi altro drone da 249 grammi che non sia un drone un po' più importante. Quindi in questo video vedremo appunto come si comporta adesso il drone da questo punto di vista, e poi vedremo alcuni scatti sempre di questo santuario con i 48 megapixel che ha adesso questo drone, quindi queste foto che riesce a creare con questi 48 megapixel. Allora, nel video che state per vedere, le impostazioni per quanto riguarda la fotocamera sono tutte in automatico. Ho ovviamente selezionato solo il 4K 30 fps, ho selezionato 100 megabit per secondo e ho selezionato il profilo colore soleggiato, che è quello che mi dà più definizione, più dettaglio, è quello che mi piace di più a me di questo Apsan Zeno Mini Pro. Quindi questo è quello che vedremo nel video. Invece per quanto riguarda le foto, come vi ho detto, 48 megapixel, tutto in automatico. Andavo ovviamente solo a bloccare l'esposizione della luce, perché adesso, come sapete, con l'aggiornamento che è arrivato è possibile anche andare a bloccare con il dito sullo schermo l'esposizione della luce, come succede anche per il DJI Mini 2, che si ha la possibilità di andare a bloccare l'esposizione della luce per quanto riguarda le foto. Quindi ragazzi, scrivetemi voi nei commenti, come vedete la qualità video adesso di questo Apsan Zeno Mini Pro, dal punto di vista appunto della gestione della luce, se vogliamo anche della qualità, del dettaglio, di tutto quello che volete, perché comunque è un drone che sta crescendo davvero tanto, soprattutto dal comparto video e foto. E poi ditemi voi come vedete queste foto a 48 megapixel. Farò magari anche delle zoomate della foto, quindi dalla foto farò delle zoomate incredibili per farvi vedere quanto si può zoomare con queste foto a 48 megapixel. Quindi ragazzi, se quello che andrete a vedere dovesse piacervi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, spoiler, voli in FPV, stampe 3D, posti dove vado a volare. Ragazzi, seguitemi lì perché tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi ai miei canali Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Quindi ragazzi, buona visione di questo piccolo video per vedere come si comporta questa fotocamera di questo piccolo drone. Buona visione.
Grazie.